Domenica si è corsa a Vogogna la 7ª edizione del Winter Trail, ormai una classica di inizio stagione organizzata in maniera impeccabile dall'Atletica Aviso Solana e dall'Unione Sportiva Vogognese. Il collaudato percorso lungo le sponde del fiume Toce, attraverso i sentieri dell'Osi WWF del Bosco Tenso e nel centro storico del Borgo Solano, ha visto ai nastri di partenza quasi 300 atleti, tra la gara lunga di 17 km e le due corte di 7 km e quella relativa al Nordic Walking, sempre di 7 km. Soddisfatti e positivi i commenti degli atleti che hanno evidenziato la bellezza del tracciato e l'impeccabile organizzazione. Nella 17 km ha posto il suo primo sigillo il forte portacolori della Sport Project VCO Mauro Stoppini in 58 minuti e 50 secondi, dopo aver battuto solamente nella finale Vasil Matiuchuk, arrivato secondo in 59 netti, e Rolando Piana del Recastello Radici in 1 ora e 42. A seguire Marco Valagussa della Cardese, Alessandro Lacqua della Gav Verbagna, Andrea Agnelli, Paolo Ferrigato e Gabriele Graziani. Nella gara femminile domina e vince per la seconda volta Melissa Ragonesi in 1 ora 11.27. La portacolori del gruppo sportivo Val di Vedro ha messo dietro di sé Antonella Pangallo della Sport Project VCO, seconda in 1 ora 17.34, e Marilena Fall della Sport Project VCO, quarta Simona Galli, quindi Rachele Passera, Raffaella Leonardi, Nicoletta Rossetti e Stefania Lissandrelli. Nel percorso podistico corto di 7 km ha tagliato per primo il traguardo l'inossidabile Fabio Dicenta della Cadese davanti a Riccardo Girgenti del GS Gravellona e Lorenzo Marani del gruppo sportivo Val di Vedro. Tra le donne, prima la nazionale italiana di corsa in montagna Paola Varano del GS di Bognanco davanti a Martina Fattarina e Camilla Tettoni. Il gruppo più numeroso nella 7 km Nordic Walking è stato quella della Nordic Walking VCO con 27 iscritti. Gli organizzatori hanno voluto ringraziare pubblicamente i ragazzi autistici ospiti del centro Sesamo di Pallanzeno gestito dal CIS, che hanno preparato tutti i pacchi gara e ai quali sarà devoluto parte del ricavato della manifestazione. Da segnalare inoltre il successo della raccolta di scarpe da runner usate da donare al centro aiuti per le chiotte di Verbagna.